Da war ich! Das Deutschland von 1 hat um 3 Viertel. Ladies and gentlemen, the President of the United States. William Friedman è un crittografo americano che lavora per il governo degli Stati Uniti e durante la Seconda Guerra Mondiale aiuta l'esercito a decifrare i messaggi in codice dei nemici e nel suo lavoro è uno dei migliori. Di solito per esercitarsi usa testi criptati, enigmi o rebus, ma c'è un codice che nemmeno lui è mai riuscito a decifrare. Si tratta del manoscritto di Voynich. È un libro antico, pieno di disegni che raffigurano piante sconosciute e scritto in una lingua mai vista. Friedman ci ha lavorato per mesi, lo ha studiato, ma alla fine ha dovuto rinunciare, si è arreso. Noi invece oggi proveremo a risolvere quel mistero, proveremo a ricostruire la storia del manoscritto di Voynich e a capire chi può essere il suo autore. Nei primi anni del 1900, un antiquario originario di New York si recò in visita a Villa Mondragone, nei pressi di Roma. Era in cerca di libri preziosi. L'antiquario americano si chiamava Wilfrid Voynich. A Villa Mondragone erano conservati numerosi testi storici appartenenti a una scuola gesuita. Uno dei bauli che a Voynich fu consentito di visionare proveniva dalla collezione di uno dei più noti eruditi del XVII secolo, Athanasius Kircher. In mezzo a numerosi manoscritti, Voynich fu colpito da un libro dall'aspetto insolito. Lo acquistò e tentò di decifrarlo per tutto il resto della sua vita. Purtroppo morì senza nemmeno essersi avvicinato alla soluzione. Dopo la sua morte, il libro andò a finire nella biblioteca Beinecke dei manoscritti e volumi rari a Yale. La biblioteca può vantarsi di possedere numerosi tesori bibliografici, ma nessuno famoso quanto il manoscritto Voynich. Uno dei maggiori esperti del manoscritto è René Zandbergen. Vi ha lavorato per anni. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, posso aiutarla? Vorrei visionare il manoscritto Voynich. Attenda qui. Sì, grazie. Quando ho visto per la prima volta un'immagine del manoscritto Voynich, ho sentito immediatamente che sarei riuscito a leggerlo. Ma con il tempo mi sono ricreduto. Non sono riuscito a decifrarlo, come tanti prima di me. Biblioteca Beinecke, buongiorno. Attenda un istante in linea. Il prezioso manoscritto si trova al sicuro nella biblioteca Beinecke. Per la prima volta, René Zandbergen potrà studiare il tomo originale. La cosa incredibile è che qualcuno, centinaia di anni fa, ha scritto qualcosa che ancora oggi, con tutta la tecnologia moderna, non riusciamo a decifrare. Tra più di 200 pagine di pergamena si sviluppano milioni di segni grafici e qualcosa come 170.000 caratteri. In un tale groviglio di parole e immagini, anche un occhio esperto può facilmente perdersi. E questi sono alcuni dei disegni inspiegabili.
Un'altra cosa interessante del manoscritto è che lascia spazio a molteplici interpretazioni. Vi sono talmente tanti disegni e figure che se si ipotizza una teoria, è probabile che si trovino degli elementi a supporto. È davvero incredibile. Tuttavia, a uno studio più ravvicinato, il testo appare meno caotico. I disegni sembrano dividere le pagine in sezioni distinte. La restauratrice Paula Zayats ha passato molte ore sul manoscritto. Ancora non siamo in grado di leggerlo, ma possiamo tentare di capire di cosa tratti attraverso le illustrazioni, che lo dividono in più sezioni. Sono dell'idea che gran parte dell'opera abbia a che fare con la botanica, le erbe. Il libro è un trattato su queste piante. Ne mostra il sistema radicale, le foglie, i fiori. Alcuni dei disegni sembrano trarre ispirazione dal mondo reale. Probabilmente il testo fornisce delle indicazioni su dove trovare le piante, come farle crescere e poterle utilizzare. La medicina si basa sulle piante officinali. Potrebbe essere un trattato sulle conoscenze del tempo. Ci sono un grafico dello zodiaco e mappe stellari. Si parla anche di astronomia, quindi. Vi è questa serie di pagine con illustrazioni dei segni zodiacali. Sono molto dettagliate, ma anche queste non sappiamo cosa significhino. Anche in questo caso, però, le somiglianze con forme conosciute sono evidenti. Alcune pagine riproducono fenomeni ottici. Se vengono fatte scorrere velocemente, queste illustrazioni prendono vita. Quale significato nasconderà la combinazione di piante e simboli astronomici? Durante il Medioevo, quando si veniva curati con le erbe, era fondamentale conoscere il proprio segno zodiacale. E poi ci sono le figure femminili. Iniziano subito dopo, donne che fanno il bagno nelle piscine. Queste sono tra le immagini più enigmatiche. Facevano forse riferimento a una raccolta di trattamenti termali, o magari a una segreta fonte di gioventù perenne. Altre illustrazioni sembrano supportare questa ipotesi. Alla fine vi è un'altra sezione ancora. Potrebbero essere delle ricette. Sembrano spiegazioni di procedure, come tagliare le erbe che abbiamo visto nelle pagine precedenti, come cuocerle o come pestarle insieme, forse. Ecco, non so, a chi non ne sa nulla sicuramente sembra un comune erbario o un libro di medicina. L'autore era forse un medico geniale che tentava di nascondere le sue scoperte agli altri medici. O alla Santa Inquisizione che avrebbe estirpato ogni nuova forma di conoscenza. Fu lo stesso Wilfried Voynich a scoprire il primo indizio sull'identità dell'autore. Mentre era impegnato a fare delle copie del libro originale, per caso si accorse di un segno quasi invisibile. Qualcuno aveva lasciato una scritta sulla prima pagina.
Le parole sono state abrase dalla carta, ma grazie agli ultravioletti le tracce di inchiostro tornano visibili. Riesco a vedere una T. La T, iniziale di Tepenez. E c'è qualcosa sotto. Jacobus da Tepenez. Si legge chiaramente. E un 19, forse. Jacobus da Tepenez era un medico itinerante e un esperto di piante medicinali vissuto nel XVII secolo. Le sue preparazioni erano largamente conosciute. Nel 1608 fu convocato a Praga dall'imperatore Rodolfo II. Gli impegni politici per Rodolfo sono una tortura. Non sopporta le pressioni, è ansioso e si sente spesso male. Per curare i suoi malesseri si circonda di maghi, di alchimisti e di ciarlatani che gli propongono i rimedi più fantasiosi. Ma Jacobus de Tepenec è l'unico che riesce a risolvere i problemi di salute dell'imperatore. I suoi intrugli di erbe sono miracolosi e gli fanno guadagnare il titolo di medico personale di Rodolfo II. Forse allora potrebbe essere lui l'autore del manoscritto di Voynich e nel libro potrebbe avere raccolto le ricette di tutte le sue medicine. Ma che bisogno aveva di scriverle in codice? Le persone che si occupavano di tecniche di guarigione spesso finivano nel mirino della Chiesa e delle autorità. Kevin Rapp è il responsabile della sezione manoscritti nella biblioteca Beinecke. L'alchimia, ai suoi albori, era strettamente legata allo sviluppo della scienza e le pratiche alchemiche erano viste come qualcosa di estremamente misterioso e potente. Quindi, le informazioni registrate in quel tipo di libri erano protette da una spessa cortina di segretezza. Jacobus da Tepenez. Fu proprio lui l'autore del libro più misterioso del mondo. Per quanto riguarda le illustrazioni di piante, si nota facilmente che la maggior parte di esse non corrisponde ad esemplari conosciuti. Alcuni dettagli sono sproporzionati, altri ricordano parti dell'anatomia umana o simboli astratti. Sembrano più immagini allegoriche che illustrazioni botaniche. Un tipo di rappresentazione tale era tipica del Medioevo. La tradizione medievale tendeva alla produzione di immagini non tanto realistiche, quanto simboliche dei poteri curativi che ciascuna pianta possedeva. Tuttavia, le illustrazioni nel XVII secolo erano già evolute. Le piante venivano riprodotte con una certa verisimiglianza. Se stiamo parlando di un volume compilato tra il XVI e il XVII secolo, ci si aspetterebbe qualcosa di più simile a questo. Si tratta di un libro del 1562. Come puoi vedere, le riproduzioni sono molto fedeli. Le piante sono decisamente riconoscibili. L'aspetto artistico non era preso in considerazione ai tempi di Tepenez. Lui avrebbe lavorato secondo gli usi di quegli anni. Quindi, nonostante il suo nome sulla prima pagina, è improbabile che sia lui l'autore. Altri libri provenienti dalla sua collezione recano le medesime iscrizioni. La cosa più probabile è che per un certo periodo il manoscritto Voynich ne abbia fatto parte. Ma il nostro libro è stato scritto molti anni prima. Un indizio decisivo ci viene dalla lettera ritrovata insieme al manoscritto. È una lettera fondamentale. È stata scritta nel 1665 da un medico boemo, Johannes Marcus Marcy. La invia a Roma al suo amico Athanasius Kircher, uno scienziato tuttologo che si diceva capace di comprendere tutte le lingue del mondo. Marcy gli spedisce anche il libro perché lo traduca. È grazie alla lettera che veniamo a scoprire qualcosa sul passato del manoscritto.
Marcy era venuto a sapere da un amico che tempo prima il tomo era stato acquistato dall'imperatore Rodolfo II di Asburgo per 600 ducati. L'imperatore Rodolfo II era famoso per il suo mecenatismo per le scienze. Ma bisogna ricordare che a quei tempi non vi era una distinzione netta fra scienze naturali e magia. Rodolfo II possedeva una vasta collezione di libri occulti e vari strumenti e oggetti magici. Spese cifre incredibili per ampliare la sua raccolta, che includeva anche il manoscritto Voynich. Alla sua morte, i debiti accumulati erano ingenti. Jacobus da Tepenetz pare fosse tra i suoi creditori. Per rientrare di parte del credito, si appropriò di alcuni oggetti dalla biblioteca imperiale. Così si spiegherebbe il passaggio del manoscritto nelle sue mani. La lettera inviata al genio Athanasius Kircher ci rivela anche qualcos'altro sulle origini del manoscritto. Si farebbe infatti persino il nome dell'autore, Roger Bacon. A questo punto tutti gli indizi ci portano a un nuovo nome, quello di Roger Bacon, filosofo e scienziato inglese vissuto nel XIII secolo. Ma forse il manoscritto di Voynich potrebbe essere molto più recente. Forse non è un testo che parla di medicina e nemmeno di botanica. Forse è soltanto un insieme di segni che non hanno assolutamente nessun significato. Il codice potrebbe essere uno scherzo. Pensi possa trattarsi di appunti scientifici? Beh, all'inizio sì. Ho pensato si trattasse di un quaderno di annotazioni scientifiche attraverso il microscopio di esperimenti di Cornelius Drebbel. Ma col tempo sono arrivato alla conclusione che il Voynich sia un documento di pura invenzione. Ci sono troppi elementi fantastici. Stiamo indagando sul manoscritto di Voynich. Stiamo cercando di capire che tipo di informazioni contiene e chi l'ha scritto. I disegni di piante, di stelle e di segni zodiacali ci fanno pensare che si tratti di un testo di botanica, utilizzato dai medici per la preparazione, appunto, delle loro medicine. Il problema però rimane la traduzione del testo. Alcuni studiosi ritengono che si tratti di un latino camuffato e che l'autore possa essere Roger Bacon, filosofo e scienziato inglese. A testimoniarlo ci sarebbe una lettera ritrovata proprio insieme al manoscritto e che sembra faccia riferimento a Bacon. Proviamo a vedere allora se questa ipotesi può essere vera. Roger Bacon era un famoso dotto inglese del XIII secolo, un ecclesiastico il cui soprannome parla da sé. Doctor Mirabilis, il dottore delle meraviglie. Le intuizioni di Bacon erano di gran lunga superiori a quelle dei suoi contemporanei, ma la sua continua ricerca di nuove conoscenze lo espose spesso al conflitto con la Chiesa. Più di una volta finì in prigione. Fu anche tra i primi in Europa a interessarsi di fenomeni ottici. Trovò una spiegazione per l'arcobaleno. Fece anche esperimenti per provare la riflessione e la rifrazione della luce. E tra le altre cose, per i suoi lavori utilizzò delle lenti molto potenti. Molti dei disegni nella sezione astrologica del manoscritto Voynich ricordano forme che normalmente sono visibili solo attraverso un microscopio.
Si trattava forse dei primi approcci a un mondo fino ad allora nascosto. Questo spiegherebbe anche perché il manoscritto sia stato codificato. Bacon temeva di essere perseguitato come infedele per le sue scoperte. Roger Bacon portò avanti degli esperimenti con le lenti per correggere i problemi di vista. Potrebbe essere riuscito a ottenere ingrandimenti anche maggiori. Richard Santa Colonna ha studiato i fenomeni ottici esposti nel manoscritto. Al tempo di Roger Bacon non esistevano microscopi tali da poter realizzare osservazioni dettagliate come quelle che compaiono nel manoscritto Voynich. Era impossibile prima del XVII secolo, quando Cornelius Drebbel costruì una complicata doppia lente convessa, riuscire a vedere i dettagli che le immagini del libro sembrano riprodurre. Pensi possa trattarsi di appunti scientifici? Beh, all'inizio sì. Ho pensato si trattasse di un quaderno di annotazioni scientifiche attraverso il microscopio, gli esperimenti di Cornelius Drebbel. Ma col tempo sono arrivato alla conclusione che il Voynich sia un documento di pura invenzione. Ci sono troppi elementi fantastici. In effetti, gran parte delle illustrazioni non sembrano avere a che fare con la realtà che conosciamo. Rappresentano forse il progetto di una fantasia, di un luogo che qualche mente del XVII secolo aveva immaginato. Al tempo in cui Cornelius Drebbel si trovava a Londra, c'era uno spiccato interesse per i libri antichi e i saperi misteriosi che potevano contenere. Se qualcuno era stato in grado di creare il manoscritto Voynich, sicuramente lo avrebbe correlato di un documento valido a garantirne il prestigio e la possibilità di rivenderlo per una grossa somma di denaro. Pertanto, il manoscritto Voynich potrebbe essere una pura creazione ad arte. Un artificio volto a riprodurre le sembianze di un libro antico. Ancora oggi la visione attraverso un microscopio può aprire nuove prospettive. Paula Zayats è sorpresa dalla perfetta tecnica di esecuzione delle illustrazioni e dei caratteri del testo, e non solo da questo. La superficie della pergamena è molto liscia e integra. Non si vede alcuna abrasione e neanche correzioni. In altre parole, 200 pagine manoscritte senza il minimo segno di errore, un fatto che avrebbe quasi del sovraumano. Da qui si insinua un dubbio. La fonte di informazioni riguardo il ritrovamento del manoscritto è solo una: lo stesso Wilfried Voynich. Il facoltoso commerciante di testi antichi potrebbe non aver resistito alla tentazione di creare, di mano propria, un libro unico ed estremamente prezioso. In molti hanno sospettato che il Voynich fosse un falso. Vedi le pagine come sono bianche? Nessuna imperfezione. Oggi abbiamo gli strumenti scientifici per poterlo scoprire. L'esperto di osservazione al microscopio, Joseph Barabi, studierà il testo. Insieme alla sua squadra ha già smascherato numerosi falsi. Per stabilire se il manoscritto sia autentico o una contraffazione di età più recente, quali elementi possono aiutarti? Beh, innanzitutto lo osserviamo con attenzione per vedere se sono presenti tecniche inappropriate per l'epoca, ma principalmente studieremo i materiali. Quindi cerchiamo una pagina con una buona pigmentazione. Ok. Ne abbiamo in abbondanza. Sono tutte in ottimo stato. Grazie al microscopio, il segreto di bellezza del manoscritto viene alla luce. Questo fantastico micromondo contiene le informazioni che sanciranno se il libro è autentico o contraffatto.
prenderò una serie di piccoli campioni. I metodi analitici che utilizziamo vanno dalla microscopia ottica, che ci fornirà un'immagine di come il libro si presenta, all'analisi basilare sulle particelle per conoscere la natura dei materiali. Ci avvarremo anche della chimica attraverso le tecniche spettrografiche e cristallografiche per avere un'immagine completa. In pratica tenteremo di capire da quali elementi è composto il volume, perché se si trattasse di un falso è probabile che il falsificatore abbia commesso degli errori banali. Preleviamo particelle dei pigmenti. Joseph Barabi prende campioni dalle immagini e dall'inchiostro di diverse sezioni del manoscritto. Il verde è più misterioso. L'ho preso dal bordo qui. Non voglio sprecare neanche una singola particella. Abbiamo appurato che l'inchiostro è a base di ferro e che è stato elaborato con composti diversi, perché la composizione varia a seconda del colore. Nel blu c'è azzurrite, è un pigmento minerale molto buono. Nel rosso e nel marrone ci sono pigmenti ferrosi. È il rosso ocra dell'ematite, ottima materia prima. Quindi, in sostanza, abbiamo scoperto che i materiali di cui sono costituiti la scrittura e i disegni del documento sono assolutamente in linea con i secoli XV e XVI. E, ancor più importante, non abbiamo trovato tracce di materiali che indichino una contraffazione del XIX o XX secolo. I disegni e l'inchiostro hanno provato che il manoscritto Voynich è autentico. Secoli fa i pigmenti colorati erano molto costosi. La preparazione dei colori era un'operazione che richiedeva conoscenza e abilità. Spesso veniva usata la colla arabica come legante dell'amalgama. La pittura con pigmenti minerali è una vera prova d'abilità. I cristalli più grandi sono più brillanti, ma sono difficili da utilizzare rispetto alle polveri di minerali. Per ottenere colori accesi, nel manoscritto Voynich le polveri sono state applicate con estrema cura. Si trattava sicuramente di un artista dotato. Al contrario, i disegni appaiono imprecisi, frutto di una mano inesperta. Molte delle figure, come questo piccolo drago o le donne con le guance rosse, ricordano i disegni di un bambino. Il manoscritto di Voynich, quindi, non è un falso e non risale al XIX secolo. È invece databile tra il 1400 e il 1500. Adesso però concentriamoci sui disegni. Le figure sono semplici, ma dimostrano una certa bravura nell'esecuzione, il che ha fatto pensare che l'autore potesse essere un artista. Addirittura c'è chi ha fatto il nome di Leonardo. Il libro allora sarebbe una raccolta degli schizzi fatti dal pittore quando era ancora un ragazzino. Ma cosa sono quei segni indecifrabili e quali prove legano Leonardo al codice di Voynich? Leonardo era un genio, uno dei più grandi che la storia ricordi. Anche da bambino era già un disegnatore capace. Tuttavia, le illustrazioni del manoscritto Voynich non fanno intravedere segni di genialità. E vi sono altre ragioni che confutano l'ipotesi di Leonardo come giovanissimo autore. Paula Zayats ne è convinta. Produrre un libro così è costoso? Sì, si tratta di un testo molto costoso.
I pigmenti, in particolare quelli minerali, sono usati molto frequentemente e sono di ottima qualità. Riprova ne è il fatto che ancora oggi li vediamo brillanti e netti. La pergamena era poi tanto più cara quanto più grande era il foglio e questo libro contiene molte pagine doppie, compresa una pagina completamente pieghevole, piuttosto insolita. Quando si incontrano pagine di queste dimensioni, chiaramente devono essere state ricavate dal centro di una pelle intera, che era carissima. Chi lo ha scritto aveva la possibilità di comprare pergamena di qualità, pigmenti ottimi, e disponeva di molto tempo per realizzare l'opera. Potrebbero esserci voluti tranquillamente un paio d'anni di lavoro. Sembrerebbe dunque che l'autore abbia investito un paio d'anni di lavoro in un libro la cui produzione è costata una piccola fortuna. Le informazioni che ha voluto trasmettere dovevano essere di gran valore. Un valore tale da doverle codificare. E di quali tecniche di codificazione poteva disporre al tempo? Gerhard Strasser, esperto in codici storici, ci fornisce la risposta. Posso dire questo, che il cifrario di Cesare, utilizzato per primo dall'imperatore romano, rimase in voga per tutto il Medioevo. Era un codice a sostituzione attraverso il quale ogni lettera dell'alfabeto veniva scambiata con quella che veniva quattro lettere dopo. La A diventa D, la B diventa E e così via. Facile da usare, ma anche da decifrare. Il cifrario di Cesare è la tecnica più semplice. Tutto quello che occorreva sapere era il numero delle lettere dell'alfabeto utilizzato. Dopo al massimo 25 tentativi, il codice era decifrato. Bisogna dire che era decisamente poco sicuro. Pertanto, intorno al 1330, la corte papale tentò di creare un libro di codici in cui parole chiave, come Papa, Chiesa o Re, erano sostituite da caratteri singoli. Per decifrare un messaggio così composto, il destinatario doveva disporre di una lista delle parole in codice. Il punto debole di questa tecnica era la creazione di liste sempre più lunghe e scomode da aggiornare, senza contare il problema di rendere sicuro il trasferimento delle liste dal formulatore al ricevente. Più gestibile e efficiente si rivelò il disco cifrante. Una serie di dischi rotanti muniti di caratteri grafici permettevano di creare codici più complessi. La cifratura a blocchi fu un'altra invenzione sviluppata alla fine del XVI secolo. Da un punto di vista moderno, tutte queste tecniche sono ormai piuttosto semplici. Questi antichi metodi di cifratura potrebbero ancora metterci in difficoltà oggi? Oggi, con lo sviluppo dell'analisi delle frequenze e le tecniche di decifrazione attraverso i computer, possiamo con molta facilità decodificare tutti i testi fino al XVII secolo e anche quelli del XVIII secolo. Ma è necessario che il testo abbia un certo numero minimo di caratteri. 30 non sono sufficienti. Assodato questo, se il testo ha un significato di senso compiuto, a quel punto lo possiamo decifrare. Questa profusione di caratteri del manoscritto ha un senso compiuto. Per scoprirlo, tutti quanti i 170.000 caratteri del testo sono stati sottoposti al vaglio dell'elettronica. Lo schema di distribuzione di ogni carattere potrà così essere confrontato con gli schemi delle lingue conosciute. Ed ecco il risultato. Alcuni caratteri compaiono più spesso di altri, come ad esempio alcune vocali delle lingue europee.
Tuttavia, la maggior parte degli elementi del manoscritto non corrisponde ad alcun schema fonetico conosciuto. Nonostante tutte le apparecchiature moderne cui abbiamo fatto ricorso, il manoscritto dei misteri continua a proteggere il suo segreto. Il codice non è stato decifrato. Gordon Rugg, linguista, pensa però di essere sulla buona strada. Si è concentrato sulle motivazioni dell'autore. Ritengo che il non essere ancora riusciti a decifrarlo, pur utilizzando le moderne tecniche di crittografia, renda poco probabile che si tratti di un vero codice. Quindi il manoscritto Voynich potrebbe persino non essere un messaggio cifrato. Ma gli schemi di distribuzione individuati da Rugg puntano in un'altra direzione. Alcuni dei tratti linguistici del testo erano molto insoliti in termini di linguaggio naturale, ma erano quanto ci si poteva aspettare da qualcuno che stesse tentando di riprodurre una lingua artificiale e farla passare per autentica. Gordon Rugg pensa che l'autore anonimo abbia voluto dare l'impressione che il suo testo contenesse qualcosa di misterioso. Per questo motivo avrebbe utilizzato un codice. Una tecnica molto semplice consiste nell'usare la griglia di Cardano. La griglia consiste in un foglio di carta con dei fori ritagliati secondo uno schema preciso. Per decodificare il messaggio, la si pone sopra il testo e si legge quanto compare dai fori, ma può anche essere usata per creare testi privi di significato, posizionandola su un testo in maniera casuale e leggendo attraverso i fori. Girandola si producono altre parole e così via fino alla fine della griglia e poi ripetendo il procedimento. L'utilizzo di questa tecnica permetteva una creazione rapidissima di testi, come se li si stesse scrivendo direttamente. Questo spiegherebbe perché i migliori crittografi del mondo non hanno trovato alcun messaggio. Ma chi avrebbe creato un libro tale? Edward Kelly era originario dell'Inghilterra. Era lo scrivano ufficiale della sua città natale, ma fu licenziato per aver falsificato documenti ufficiali. A quanto si dice, per punizione gli venne tagliato un orecchio, mutilazione che nascose per tutta la vita con cappelli e acconciature particolari. Kelly lasciò l'Inghilterra alla fine del XVI secolo e viaggiò attraverso l'Europa fingendosi un dotto letterato. Per quanto riguarda le ragioni per cui avrebbe scritto il testo, ve ne sono molte. Una plausibile è il denaro. Il manoscritto Voynich fu acquistato dall'imperatore Rodolfo II per una somma piuttosto ingente. Se era in grado di produrre velocemente un testo di quella dimensione, rivenderlo all'imperatore deve avergli procurato un ottimo profitto. Rodolfo II aveva numerosi scienziati sul suo libro paga, compresi eccentrici, donne bellissime e impostori. Kelly fiutò l'opportunità e offrì i suoi servigi all'imperatore. Era un alchimista e proclamava di poter creare oro da materiali comuni. Kelly diceva di poter creare l'oro utilizzando le sue speciali apparecchiature. Per verificare i suoi proclami, Rodolfo II fece ispezionare gli strumenti, mentre Kelly era chiuso in una stanza. Kelly sapeva di essere tenuto sotto osservazione. Ovviamente i suoi mirabolanti esperimenti non produssero mai oro.
Ma non fu necessario, perché era riuscito a nascondersi addosso una piccola pepita. L'imperatore rimase molto impressionato. Kelly aveva ottenuto l'incarico. Ma vi sono altre motivazioni al di là del denaro. C'erano persone convinte che gli angeli parlassero con loro per spiegargli il senso di eventi mistici. Nemine vaves, pongo, niminum. Kelly non era nuovo a questo fenomeno. Per conto di un compatriota, il matematico inglese John Dee, si era già messo in contatto con gli angeli per un certo periodo. Ti renderò. Ovviamente Kelly era l'unica persona al mondo a conoscere il linguaggio degli angeli e quindi era in grado di dettare le loro parole a un esaltato John Dee. Kelly utilizzava delle lettere speciali che leggeva su un tavolo magico. La lingua angelica, ovviamente, era pura invenzione. Sembra che la collaborazione con John Dee terminò bruscamente dopo che gli angeli dissero a Kelly che avrebbero dovuto scambiarsi le mogli. Nel caso di Kelly, parliamo di una persona che aveva i mezzi, le motivazioni e la personalità per realizzare un falso. Tutti gli indizi suggeriscono che sia Edward Kelly, l'autore del manoscritto Voynich. Aveva già inventato una lingua di fantasia. E grazie all'imperatore Rodolfo II, aveva le possibilità economiche e un compratore credulone per le sue formule segrete. Oggi, per la prima volta, possiamo indagare sul ruolo di questo impostore del XVI secolo, avvalendoci delle tecnologie più moderne. Greg Hodgins, dell'Università dell'Arizona, raccoglierà alcuni campioni del manoscritto. Il testo è scritto su pelle animale, quindi la data di creazione è ricavabile con precisione. Come ogni altro materiale organico, la pelle può essere datata grazie al carbonio. Il manoscritto non è mai stato ispezionato tanto a fondo. Poiché sono necessari dei campioni relativamente estesi, il test del carbonio è stato negato per molti anni. Ma ora, per la prima volta nella storia, sapremo l'età esatta di questo misterioso manoscritto. Per essere certi del risultato, Greg Hodgins preleva 4 campioni da 4 pagine diverse. Qualche settimana più tardi arriva la risposta del laboratorio, una risposta che lascia tutti sorpresi. Allora, ecco le 4 misurazioni determinate dai campioni prelevati dal manoscritto Voynich. Come potete vedere, le date sono molto vicine le une alle altre, a indicazione del fatto che il libro è stato realizzato in un lasso di tempo breve. E poiché le date sono quasi coincidenti, abbiamo in pratica verificato il testo 4 volte, il che ci dà ancora più sicurezza sul risultato. Per cui le nostre conclusioni sono le seguenti. Possiamo affermare al 95% che il manoscritto appartiene a un periodo compreso tra il 1404 e il 1438 d.C. Questa scoperta ha dell'incredibile. Stravolge tutte le ipotesi precedenti sull'origine del manoscritto. Né Tepenez, né Roger Bacon possono considerarsi gli autori. Leonardo da Vinci nacque mezzo secolo più tardi. E anche Edward Kelly ha un alibi solidissimo. È vissuto 150 anni dopo.
Nessuna delle teorie esistenti aveva ipotizzato un periodo precedente al XV secolo per la creazione del libro. Sul manoscritto sono state utilizzate tutte le tecniche di analisi disponibili. Risale al 1420 circa. Con questa informazione, un dettaglio nel testo assume un nuovo significato. Tra più di 200 pagine colme di paesaggi fantastici, vi è una sola rappresentazione realistica di una città. Una città con torri, torrette e mura. I bastioni presentano dei merli con una caratteristica forma detta a coda di rondine. Se uniamo questo particolare alla data di creazione del manoscritto, queste torrette assumono un significato importante. Successivamente le smerlature a coda di rondine diventeranno comuni in tutta Europa, ma agli inizi del XV secolo esistevano solo nel nord Italia. Durante il Rinascimento, l'Italia settentrionale era una delle regioni più ricche e influenti del mondo occidentale. È questo l'ambiente in cui il manoscritto fu concepito. Fino a questo momento le ricerche mancavano di un riferimento storico preciso. Non si sapeva in che periodo o in quale regione iniziare una ricerca. Ora le cose sono cambiate. Ora sappiamo dove cercare. Sarà interessante vedere quali ulteriori informazioni si ricaveranno dagli archivi storici tra Milano e Venezia. La datazione del manoscritto è un passo in avanti verso la possibilità di comprendere la vera realtà del manoscritto Voynich. Per il momento, il manoscritto Voynich resta quello che è stato negli ultimi 600 anni. Una sorta di stanza degli specchi che non consente al ricercatore che vi si avvicina di far luce sui suoi segreti. I ricercatori dell'Università dell'Arizona hanno finalmente concluso gli esami sul manoscritto di Voynich. Sulla base della datazione al radiocarbonio hanno potuto non solo confermare la loro ipotesi, ma anche perfezionarla. Il codice è databile, quindi, ad un periodo compreso tra il 1404 e il 1438. Il significato di quel testo rimane ancora sconosciuto, invece, così come è sconosciuto il percorso che l'ha portato fino a noi. L'unica certezza che abbiamo è che per alcuni anni quel codice è stato conservato nel palazzo di Rodolfo II a Praga. Quindi ha fatto parte dell'immensa collezione dell'imperatore, insieme alle sculture, ai quadri e agli altri libri rari. Molti di quegli oggetti erano stati regalati a Rodolfo II da un suo grande amico, il duca Vespasiano Gonzaga. Oggi vi raccontiamo la sua storia e quella di Sabbioneta, il piccolo borgo che lui ha trasformato in una città ideale. Che la vita di Vespasiano Gonzaga non sarebbe stata semplice, lo si poteva capire fin dalla nascita. Infatti, il bambino che il 6 dicembre 1531 nasce a Fondi nel Basso Lazio, a centinaia di chilometri dalle terre di famiglia, si trova al centro di un vero e proprio cortocircuito familiare che lo segnerà a lungo. Il padre è Luigi Gonzaga, chiamato da tutti Rodomonte, come il personaggio forte e coraggioso raccontato da Ariosto nel suo Orlando Furioso. Il padre di Vespasiano era Rodomonte, si chiamava Luigi, figlio di Ludovico,
E però veniva chiamato Rodomonte, anche questa è una figura abbastanza leggendaria perché si scriveva allora, le cronache dicevano che rompeva le corna di un toro con le mani, che sollevasse un gigante, insomma dovesse, sicuramente era un uomo molto grande, se lo chiamavano Rodomonte. Rodomonte è sposato con Isabella Colonna, figliastra di sua sorella Giulia, che in seconde nozze ha sposato l'anziano principe Vespasiano Colonna. Rimasta quasi subito vedova e senza figli, Giulia intreccerà poi una storia d'amore con Ippolito de' Medici, un rampollo della dinastia fiorentina che lo zio, Papa Clemente VII, prima di farlo cardinale, avrebbe voluto veder sposato proprio con Isabella Colonna. Quando Vespasiano nasce, la zia Giulia è già vedova. Sua madre lo sarà entro 12 mesi. Infatti, il padre Rodomonte muore in seguito ad una ferita ricevuta in battaglia, ma fa in tempo a fare testamento. Morendo, il Rodomonte aveva lasciato per testamento scritto che nel caso sua moglie si risposasse, il bambino sarebbe passato a Giulia. E così fu. Il braccio di ferro tra madre e zia intorno al piccolo Vespasiano è lungo e duro e non del tutto disinteressato. E quindi rimane questo bambino piccolissimo, conteso da due bambine, perché avevano 13, 14 anni, 15, con delle lotte terrificanti fra le due donne, perché Isabella pretendeva questo figlio che rappresentava tutta l'eredità Gonzaga di Sabbioneta. Dovrà intervenire addirittura la corte imperiale per dirimere la vertenza. Il piccolo Vespasiano viene affidato alla zia Giulia e alla morte del nonno Ludovico diventa a soli 9 anni signore di Sabbioneta e da subito si vede che il suo destino è per lo più quello di stare lontano dai propri feudi. Infatti l'infanzia di Vespasiano si dipana tra Fondi e Napoli, i luoghi in cui vive la zia. Poi Giulia, che era appunto considerata questa donna bellissima, i suoi ritratti fatti da Sebastiano del Piombo, insomma, sono meravigliosi. In effetti era una donna molto colta, molto intelligente, aveva un bellissimo salotto insieme ad altre nobili donne del tempo, scrivevano, poetavano. Giulia Gonzaga si occupa dell'educazione di Vespasiano fino ai 12 anni e poi si preoccupa di mandarlo in Spagna, alla corte del re di Spagna, per farlo diventare poggio d'onore del futuro re Filippo II. L'incontro tra Vespasiano e Filippo II è decisivo. Del resto il legame tra i Gonzaga e la corte spagnola è da sempre molto stretto. Già Carlo V, il padre di Filippo, aveva avuto al suo fianco sia Rodomonte sia lo zio di Vespasiano, Ferrante Gonzaga, che fu tra i suoi più stretti collaboratori come condottiero, come viceré di Sicilia e infine come governatore di Milano. Una volta salito al trono, Filippo II avrà con sé come paggio d'onore un altro Gonzaga, Vespasiano, di cui presto imparerà ad apprezzare le doti umane, militari e organizzative. Siamo a metà del Cinquecento e Carlo V si appresta a passare la mano. Il mondo sta cambiando ancora una volta, ma non toccherà all'anziano imperatore far fronte ai problemi religiosi e politici che si affollano all'orizzonte del figlio Filippo II. Gli anni di Vespasiano Gonzaga coincidono con quelli di Filippo II, vale a dire di una Europa che sta conquistando gli spazi del pianeta, dalle Americhe alle Filippine, alle Marianne, ma è debolissima nel Mediterraneo, cioè a dire in quell'antico Mare Nostrum di cui ha perso il controllo. Vespasiano Gonzaga quindi è l'espressione di una Europa che sta cercando il suo nuovo destino e che deve superare le separazioni tra cattolici, ugonotti, protestanti. È questo il mondo che vede nascere il sogno di Sabbioneta e accompagna il suo sviluppo durato oltre 30 anni. L'idea di rifondare la capitale del suo mini regno, Vespasiano la condivide con la sua prima moglie, Diana de Cardona, un matrimonio voluto dalla solita zia Giulia.
Lui sposa questa Diana, che era più o meno la sua coetanea, erano ragazzi, avevano allora 19-20 anni, così, e costruiscono insieme il primo progetto di questa Sabbioneta. Siamo nel 1550. Vespasiano ha 19 anni e più sogni e ambizioni che mezzi. Le sue terre sono povere e lui deve emigrare all'estero per trovare le risorse necessarie al suo progetto di costruire la capitale del suo stato. Il sogno di Vespasiano, quello di costruire una città perfetta, non era un'assoluta novità nell'Italia rinascimentale. Anzi, si trattava di un'ambizione molto in voga tra i principi del tempo. Ma prima che pietre e mattoni iniziassero a dar vita ad un progetto, il pennello e la penna avevano già dato forma ad un'idea sempre più diffusa. A metà del 400, Leon Battista Alberti, con il suo trattato di architettura De Re Edificatoria, e il pittore architetto Luciano Laurana, con il celebre dipinto La città ideale, avevano dato spessore teorico ad una suggestione che arrivava direttamente dall'antichità. La costruzione della città ideale da parte del Rinascimento italiano si spiega con la fine dell'Impero Romano d'Oriente conquistato dall'Islam con Maometto II. Da quel momento l'Occidente europeo torna a essere il continuatore della Gerusalemme celeste e di tutto il mondo antico. L'Italia eredita la cultura greca, ha la cultura latina, deve innovare. E che cosa meglio se non proporre nuovi spazi, proporre il mito della Roma classica, ritornare al grande architetto Vitruvio, dimostrare la attualità della tradizione imperiale romana, affermare che tutto ciò che nascerà in futuro in Europa è la continuazione dell'idea di Augusto di una pace universale. Questa è la missione che si danno i principi nel 400-500, in particolare in Italia. Ma per quanto belle e armoniche, le città ideali concepite nel 500 non rispecchiavano fedelmente le idee di Leon Battista Alberti. Quei concetti hanno trovato una pratica realizzazione solo in un caso, quello di Pienza. Il nome di Pienza deriva dal nome del chi l'ha voluta, e cioè del Papa Pio II Piccolomini, Enea Silvio Piccolomini, che attraverso l'utilizzo di intellettuali che facevano parte della sua corte riesce a concretizzare quello che era stato il sogno per molti decenni da parte di tutti i signori illuminati e da parte di tutti gli architetti. La città ideale quindi è una città che non serve a vivere la vita quotidiana, è una città indifendibile normalmente, nonostante i tempi, è una città in cui le persone riescono a sviluppare il proprio intelletto, la propria capacità di meditazione. E quindi, in parole diciamo semplici, è una città dell'inutile, non serve alla vita concreta di tutti i giorni. La differenza tra Pienza e tutte le altre città di fondazione sorte come Sabbioneta nel 500 è quindi sostanziale. Per una, l'armonia è al servizio della contemplazione. Per tutte le altre serve a razionalizzare spazi e vita quotidiana. Stiamo raccontando la storia di Vespasiano Gonzaga e della città da lui costruita, Sabbioneta. Abbiamo visto che Vespasiano è un uomo d'armi, ma è anche un grande diplomatico. Quando è ancora molto giovane, diventa uno degli uomini di fiducia di Filippo II, il potente re di Spagna, e da quel momento frequenta la nobiltà europea e diventa amico degli uomini più influenti del suo tempo. Di giorno quindi Vespasiano si dedica alla vita pubblica, di notte invece lavora al progetto di Sabbioneta. A lume di candela e davanti a un grande foglio di carta disegna la sua città ideale.
Ad appoggiarlo c'è sempre la moglie, Diana De Cardona. È lei, infatti, ad occuparsi della città quando il marito è lontano. Sabbioneta non ama parlare di Diana De Cardona. E non tanto perché la sua prima signora e prima moglie di Vespasiano si fece sposare nel castello di Piacenza o scelse come residenza il castello di Bozzo. Sabbioneta non parla di Diana perché è così che ha voluto Vespasiano, con qualche ragione. Si narra che questa signora, durante i lunghi periodi d'assenza dallo stato di Sabbioneta del signore Vespasiano Gonzaga, si fosse invaghita di un nobiluomo locale, un tale Annibale Rainieri, e che avesse con lui consumato una relazione clandestina. Vespasiano fu informato debitamente di questo accadimento da parte dei suoi funzionari attraverso delle missive, e ancora si dice che al suo rientro a Sabbioneta avesse fatto uccidere il nobiluomo Rainieri dai suoi sicari e avesse obbligato la moglie ad avvelenarsi. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Collegata al Palazzo Giardino da quella che sarebbe dovuta essere la Galleria delle Armi e di cui oggi non rimane che un tratto. A Palazzo Giardino, giardini e affreschi dovevano aiutare il principe a riposare, ma anche a ricordarsi chi era e da dove veniva, in ogni senso. La Camera dei Miti al primo piano di Palazzo Giardino è, secondo lo stile rinascimentale, un promemoria artistico che integra il concetto del fulmine alato. Il pittore Bernardino Campi vi ha raffigurato infatti una serie di vicende mitologiche che narrano di uomini che tentano imprese al di sopra delle loro possibilità e che quindi cadono miseramente. Ad esempio Icaro, che sordo ai consigli del padre Dedalo si avvicina troppo al sole con le sue ali di cera. Oppure Fetonte,
che pensa di saper guidare il carro del padre, il dio Elio, e invece precipita. La Camera dei Miti precede lo studiolo di Vespasiano, un vezzo comune ad altri grandi principi del Rinascimento, come Federico da Montefeltro o Francesco I de' Medici. Per il suo raccoglimento intellettuale, Vespasiano ha scelto un ambiente decorato con allegorie che sul soffitto ricordano, tra le altre cose, le quattro virtù cardinali: giustizia, forza, prudenza e temperanza. Ma Vespasiano era davvero così moderato? Qual era il suo vero carattere? Vespasiano era un signore però estremamente severo anche con se stesso, e come tutte le persone che sono severe con se stesse, che non si perdonano niente, non poteva essere un granché garrulo. Amava la musica, amava le feste, ma c'è per esempio una lettera di una nobildonna di Casale Monferrato che scrive a una sua amica quando lui era governatore di Casale, partecipava a certe serate di salotti. Dopo lui si pentirà di questo e non andrà più. Però è stato, per un momento è stato ammaliato da queste cose. E questa nobildonna scrive, e lui ha persino ballato, ha danzato. Quindi quando lo racconta sembra proprio che sia una eccezione. La memoria di quegli anni resta a Sabbioneta, nella sala degli specchi a Palazzo Giardino. Ai lati delle finestre si alternano composizioni di trofei ed armi. Sul lato della piazza d'armi, le composizioni richiamano scudi e spade turche. Invece, dall'altra parte, dove le finestre si affacciano su quello che una volta era il giardino del duca, le composizioni alludono alle armi cristiane e all'eredità ideale dell'antica Roma. Più passano gli anni e più si fa forte in Vespasiano il richiamo alla sobrietà, all'equilibrio e alla forza non ostentata, tipiche della Roma dei Cesari. Addirittura decide di far porre nella piazza antistante il Palazzo Ducale, una statua che lo raffigura in un gesto che ricorda da vicino la statua del Marco Aurelio che è nella piazza del Campidoglio. Poi vorrà quella statua nel suo mausoleo funebre perché è quel modello che vuole trasferire ai posteri. Ma c'è un'altra faccia di Vespasiano che la storia tramanda. È un aspetto duro, a tratti feroce, di una ferocia che non sempre si sfogava sui campi di battaglia. Come per altri principi del Rinascimento, nella biografia di Vespasiano Gonzaga non mancano momenti bui, leggende nere che riguardano anche la sua vita privata. Vespasiano non ha eredi e vuole invece un figlio maschio a cui lasciare Sabbioneta. Così decide che dopo essere rimasto solo per tanti anni è venuto il momento di trovare una seconda moglie e sposa Anna d'Aragona, cugina del re di Spagna. Dal loro matrimonio nascono tre figli, prima due femmine e poi finalmente il maschio tanto desiderato, Luis. Il progetto di Vespasiano sembra quindi destinato a realizzarsi. Dopo di lui, un altro Gonzaga governerà Sabbioneta. Invece, un incidente cancellerà il suo sogno. Don Luis vivrà solo 15 anni, passati per lo più al seguito del padre, a imparare il mestiere delle armi e ad avere un'istruzione rigida. Vespasiano fantastica sul futuro e già vede Sabbioneta dominata da suo figlio. Ma quel sogno si rivelerà per quel che è in realtà, nient'altro che un sogno. Lui muore cadendo da cavallo durante una parata di festa, non militare, una parata di festa nella piazza di Sabbioneta. Lui non si sarebbe girato al saluto o al comando del padre, quindi non gli avrebbe reso necessario omaggio, al che il padre sarebbe corso a cavallo fino a lui e per un groviglio di zampe questo ragazzino sarebbe caduto e morto dopo una agonia di un paio di giorni. Altri invece sostengono e dicono che sia stato il padre per punirlo, stando tutti e due a cavallo, gli abbia dato un calcio con uno dei suoi stivali da cavallo.
Da poco sono stati ritrovati importanti documenti che gettano una chiara luce sulla realtà storica. Il figlio non fu tanto ucciso per un eccesso di ira del duca, ma morì lentamente di malattia. Vespasiano si trovò impotente di fronte alla malattia e non riuscì a salvare la vita al suo erede. Ma anche nelle ore drammatiche in cui come padre vede morire il figlio e come principe sa di aver perso l'unico erede, Vespasiano non perde il contatto con la realtà e si attrezza per affrontare la nuova situazione e non lasciare spazi ai suoi nemici, che sono molto vicini in tutti i sensi. La mancanza dell'erede avrebbe riaperto la questione della successione allo stato di Sabbioneta. Vespasiano Gonzaga, di fronte al figlio agonizzante, detta ai suoi notai un testamento che fa sigillare e sottoscrivere dal figlio. In questo modo si fa restituire l'autorità sullo Stato, eludendo le ambizioni dei cugini Gonzaga di Mantova. Vespasiano Gonzaga ricopre ruoli politici e militari molto importanti nella sua epoca, ma a Sabbioneta continua a rimanere semplicemente un signore. Solo nel 1575 ottiene il rango di marchese e successivamente quello di duca. Ma sono gli stessi Gonzaga che non gli concedono spazio, perché non vogliono che ci sia un concorrente in casa. Ma se ha nemici forti e agguerriti, Vespasiano ha anche alleati di tutto rispetto. Oltre a Filippo II c'è l'imperatore del Sacro Romano Impero Rodolfo II e poi i potenti Farnese, Ottavio, duca di Parma e Piacenza, e suo figlio Alessandro, considerato con Emanuele Filiberto di Savoia uno dei maggiori condottieri dell'epoca. Vespasiano ha dato i suoi anni migliori alla Spagna, ma le soddisfazioni più grandi gli arrivano da Vienna, anzi da Praga, dove Rodolfo II ha fissato la sua capitale. Nel 1577 era stato nominato duca con gran scorno dei cugini di Mantova e nel 1585 gli venne conferita, sempre da Rodolfo, la prestigiosa onorificenza del Toson d'Oro. Vespasiano ottiene un grande riconoscimento, tuttavia, il conferimento del Toson d'Oro, che veniva dato solo a 31 tra i maggiori nobili di tutta l'Europa cattolica. E anche in quella occasione proprio Ercole Gonzaga scrisse all'imperatore consigliandolo di non concedere il Toson d'Oro a Vespasiano, affermando che vi erano almeno altri 10 Gonzaga che contavano e valevano più di lui. Il Toson d'Oro arriva quando Vespasiano ha 54 anni. Per l'epoca un'età già avanzata, soprattutto per chi aveva vissuto gran parte della vita tra cantieri e campi di battaglia. Negli ultimi anni Vespasiano ha una nuova moglie di 30 anni più giovane di lui. È una cugina, Margherita Gonzaga. Anche lei ha il compito di procurare un erede, mentre Sabbioneta prende definitivamente forma. Ma ormai il tempo è poco. Gli abitanti di Sabbioneta, abituati a vedere il duca camminare per le strade, lo vedono sempre più di rado. Anche la costruzione dell'ultimo capolavoro, il teatro, la deve seguire da lontano, anche se tutto avviene a poche decine di metri dal palazzo ducale. È l'architetto vicentino Vincenzo Scamozzi a creare il primo teatro stabile in Europa. Il primo teatro creato dal nulla, in base a concetti classici e dotato di una compagnia teatrale fissa. Vespasiano Gonzaga muore il 26 febbraio del 1591 in una camera spoglia al secondo piano di Palazzo Ducale. Pochi giorni prima di morire scrive lui stesso il suo testamento e lascia tutti i suoi beni alla moglie e all'unica figlia che gli è sopravvissuta, Isabella. Inoltre a tutte le persone che l'hanno servito nel corso degli anni, dai paggi agli stallieri, lascia una piccola somma di denaro come segno della sua gratitudine.
Sabbioneta invece sarà contesa per anni tra gli eredi dei Gonzaga e finirà sotto l'influenza del Ducato di Mantova. Nel luglio del 2008 l'UNESCO l'ha inserita nell'elenco dei patrimoni dell'umanità perché è l'esempio perfetto dell'applicazione delle teorie rinascimentali alla progettazione della città ideale. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Atlantide con altre storie di uomini e di mondi. Arrivederci.